Io ho i risultati appunto dell'ultimo tavolo al MISE, di quelli che precedentemente avevamo fatto qui a livello regionale. Grossi spiragli non se ne intravedono, ma io non pongo limite alla provvidenza. Credo che la trattativa, come su ogni cosa, potrebbe a volte portare anche novità proficue. È per questo che stiamo lavorando. Vertenza Elica, la Regione Marche convocherà entro la prossima settimana i vertici aziendali per un incontro e per trovare una soluzione che consenta all'azienda di vedere un futuro nella regione. È quanto emerso dal tavolo di confronto a Palazzo Leopardi con le sigle sindacali e la giunta regionale. Il punto è trovare un'alternativa al piano strategico 2021-2023 della multinazionale di Fabriano, che prevede 409 esuberi su 560 dipendenti del comprensorio, chiusura dello stabilimento a Cerreto d'Esi e delocalizzazione in Polonia del 70% delle produzioni effettuate oggi nei siti di Fabriano, Cerreto e Mergo. Siamo soddisfatti del fatto che la Regione proverà a contattare l'azienda per capire se ci sono dei presupposti per ricostruire una discussione. Il fatto è che per tutti i livelli sindacali e tutti i livelli istituzionali ogni discussione non può che ripartire dal ritiro di quel piano industriale, per capire poi come insieme si costruiscono delle strategie per fare in modo che il lavoro resti sul territorio di Fabriano, resti in Italia negli stabilimenti di Mergo e di Cerreto. Ecco, la cosa che ci preoccupa tanto è che l'azienda dal 31 di marzo ad oggi ha radicalizzato le sue posizioni. Noi abbiamo chiesto alla Regione appunto di evidenziare quelli che possono essere gli strumenti che, uniti a quelli che possono essere messi in moto anche dal Ministero, ci possono far capire se questa azienda è attirata o fugge. Perché se è attirata si può fare un ragionamento e quindi attraverso quegli strumenti dare una risposta a quelle problematiche finanziarie che l'azienda ci ha sempre detto. Se fugge, purtroppo io credo che è stata fatta un'altra operazione, e cioè un'operazione di possibile ipotetica vendita. La situazione di Elica si innesta in un territorio già di per sé fragile, dove molte altre sono le realtà in crisi. Preoccupa la scadenza del blocco dei licenziamenti previsto per il 30 giugno. Il 30 di giugno è una data molto particolare perché scadono quelle che è la norma sui licenziamenti. Siamo molto preoccupati sia per l'Elica, perché possa prendere iniziative proprio per la vertenza che stiamo vivendo, ma anche sul territorio. Inoltre a questo aggiungo che quest'oggi abbiamo fatto anche richiesta di incontro per quanto riguarda la Interfab anche alla Regione Marche, formale, perché stiamo vivendo un momento molto particolare sul territorio, un momento in cui chiaramente a termine della cassa integrazione ci saranno ulteriori 300 posti di lavoro che scompariranno sul territorio fabriano.